A volte quando leggo ti amo a risa sui social, la mattina mi cambia la giornata. Sì, per vedere le fotografie. Controvento, vittoria. Sincerità, vittoria. L'inizio di tutto, sincerità. Sanremo è sempre una grande opportunità per far conoscere i progetti alle persone e avere un faro molto più grande rispetto a quello che si avrebbe normalmente. Età 36. Mi sento bene, super pezzo. Lo auguro a me e a tutti gli altri. Nuova Rosalba in città, super disco. Se non l'avete ancora ascoltato, ascoltatelo. Che pezzo che consiglieresti per entrare nelle varie anime dell'anno? Il futuro ha bisogno d'amore. È un brano, diciamo, che è up tempo, ma allo stesso tempo è anche universale ed è un inno all'uguaglianza. È il mio atto d'amore. Vero nome? Rosalba Pippa. Rasata? L'ho fatto. Più di una volta. La prima volta a 22 anni mi sono rasata ed è una bellissima sensazione. Solo che dato che in Italia, purtroppo, ho sentito anche dei commenti per strada su una ragazza rasata e tutti dicono sì, guarda, è lesbica. Cioè, il pregiudizio è una roba brutta, però fortunatamente il pregiudizio è solo appannaggio delle persone ignoranti. Sugar, novità. Sugar è la novità. È la novità che mi sta portando tanta fortuna e spero che faremo grandi cose insieme, belle soprattutto per la cultura popolare, perché dovete sapere che io ho la presunzione di fare cultura popolare. Cristiano Malgioglio praticamente mi ha scritto l'adattamento in italiano di un brano di Sobral che ha vinto l'Eurovision l'anno scorso, e con Giuseppe Barbera abbiamo fatto una versione di questo brano in presa diretta, come si faceva una volta, piano e voce, solo mixato e buttato lì. L'ho messa per ultimo perché è l'unico brano acustico, quindi in questo brano c'è la bellezza che si passa dall'elettronico, dal pieno 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 al vuoto vuoto vuoto, bello bello. Social. I social sono una grande risorsa. Con social network non si è più tanto soli, si può tranquillamente instaurare dei rapporti, anche se virtuali, che comunque però ti danno degli stimoli. A volte quando leggo ti amo a risa sui social, la mattina mi cambia la giornata. Come sta? Bene, grazie. Mi sento bene. Com'è diventata famosa? Sono diventata famosa, tra virgolette famosa, perché è un termine che... facendo Sanremo Lab, che è un concorso pubblico istituito dalla città di Sanremo, su 450 persone hanno preso me, Simona Molinari, nel 2008. Vum! Ciao!